Oggi ci troviamo al Forte di Santa Tecla a Sanremo, incontriamo il dottor Giampiero Mello, che è il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Sanremo, in occasione dell'inaugurazione della mostra con gli abiti di Raffaella Carrà. Una domanda, per allestire questa mostra quanto tempo ci è voluto e quali sono state le difficoltà da affrontare per avere questi abiti? Allora, in realtà l'Accademia ha aiutato Rai e Marvi De Angelis, che ne è la curatrice, ad allestire la mostra, quindi il tempo è stato il tempo dell'allestimento, ovvero una settimana circa. I ragazzi sono venuti e hanno supportato sia Rai con diciamo la coadiuvati da Marvi De Angelis per appunto aiutare nelle grafiche, ma poi ve lo diranno loro stessi, quindi sono stati in qualche modo a supporto. Questo supporto è un momento importante di apprendimento per loro, perché hanno visto come funziona una mostra di questa caratura per l'organizzazione, l'allestimento e tutte le varie sfaccettature che questo richiede. Grazie, e sicuramente è stata una bella esperienza per questi giovani che si devono poi affrontare il mondo del lavoro. Assolutamente sì, il Comune è sempre molto attento a coinvolgere i nostri ragazzi in iniziative di questo genere, e per questo io ringrazio anche il Comune e l'assessore alla cultura Città Normea, perché è sempre molto attenta a coinvolgere appunto i nostri studenti in eventi di questo tipo che li aiutano a crescere dal punto di vista professionale. Grazie al dottor Giampiero Mele e in bocca al lupo per il futuro di tutta l'Accademia di Belle Arti. Crepi il lupo e grazie a voi. Grazie.